Siamo qui con Elena Militri di Politiche Giovanili e Informa Giovani e con Meme di Disco Bass. Siamo qui all'evento Alcohol Prevention Day. Qual è l'obiettivo dell'iniziativa? Quali sono i risultati dell'iniziativa e quello che segue a questo evento? Nel senso che io so che voi girate poi per le discoteche, i locali e così via. Sì, io sono Meme di Disco Bass, che è un progetto di cooperativa lotta contro l'emarginazione. Partendo da questo evento è l'Alcohol Prevention Day. Cioè, gli anni scorsi era Alcohol Prevention Day, adesso è diventato Alcohol Prevention Year, nel senso sia di anno che di Year felicità, quindi è un evento felice in cui c'è un concerto, in cui ci sono un sacco di attività e di spettacoli. C'è un concorso in cui sono coinvolti 28 bar del centro di Varese. Ogni bar deve creare un cocktail leggermente alcolico, inedito, quindi nuovo. C'è una giuria tecnica di sommelier, assaggiatori, di confesercenti, di Ascom, che assaggia i cocktail e decreta i tre migliori, e c'è una giuria fatta da giovani di due scuole di Varese, CFP e De Filippi, che fanno dei corsi per assaggiatori, per sala bar, per baristi, per cuochi. Ho visto poi che c'è anche un'altra iniziativa che è relativa alla realizzazione di un fumetto. Allora, il bando era nazionale, in collaborazione con la rivista Animals e la rivista Scuola di Fumetto, che sono due riviste della casa editrice Il Coniglio. Quindi loro hanno fatto la giuria e da promoter del concorso. Il concorso nazionale, quindi hanno partecipato circa 18-20 artisti. E è andata bene, a noi è piaciuta, è la prima volta che lo facciamo, era un esperimento in collaborazione con l'Informa Giovani. I premi sono tre premi tecnici dati da Animals, dalla rivista, e fondamentalmente sono abbonamenti alla rivista, alle altre riviste della Coniglio Editore o dei buoni per l'acquisto di libri della Coniglio Editore. Il quarto premio dell'Informa Giovani, magari ve lo racconta Elena. Sì. Sì, il quarto premio è la possibilità di dipingere, pittare un muro praticamente della nostra nuova sede che andremo a inaugurare a ottobre e che praticamente è l'ultimo piano dell'ex liceo artistico Frattini. Quindi quello vicino alle stazioni, lì abbiamo ristrutturato tutto uno spazio che sarà la sede delle politiche giovanili, con aule studio, spazio per le associazioni giovanili, attrezzature informatiche date gratuitamente in uso e quant'altro, e quindi di fatto l'opportunità è quella di andare ad allestire una parete dello spazio. Oltre a questo premio, come si integra Informa Giovani all'interno di questo Alcohol Prevention Day? Sì, allora diciamo che di fatto il cappello è quello delle politiche giovanili, nel senso che comunque l'iniziativa è un'iniziativa nostra, del Comune di Varese, fatta in collaborazione con la cooperativa Colce, quindi in qualche modo c'è la coprogettazione di tutta l'iniziativa fatta insieme. In particolare poi invece la sezione Informa Giovani si integra diffondendo il più possibile tra i ragazzi tutte le notizie relative all'evento e coinvolgendo in particolare le due giurie giovani, quindi quelle della Scuola De Filippi e CFP, in qualche modo vengono supervisionate, gestite dagli operatori del nostro servizio, perché ai ragazzi comunque gli facciamo anche un minimo di formazione sia sulle tematiche legate alla prevenzione che anche sull'essere giurato, quindi che criteri utilizzare, come comportarsi nel momento in cui vanno nei bar. Volevamo invitare i tre o quattro vincitori del concorso fumetti in un evento che facciamo a Varese insieme all'Informa Giovani, insieme alla cooperativa Natura Art, insieme ad altre associazioni che si occupano di politiche giovanili qua a Varese, che sarà a fine luglio, il Summer Fest, in cui ci saranno concerti e varie attività, tra cui pensavamo ripetere la mostra di fumetti invitando qua i due o tre ragazzi che hanno vinto. Come è nata l'idea del fumetto per questa iniziativa? L'idea del fumetto è nata dalla campagna che abbiamo fatto l'autunno scorso insieme al Comune di Varese e all'Informa Giovani, che si chiama Badate, questo progetto Badate su doping e alcol fondamentalmente. Come si lega al fumetto? Si lega perché nell'idea della campagna grafica che abbiamo avuto il protagonista è questo dummy, questo crash test, che è
teoria colui che guida dopo aver bevuto, quindi guida con le percezioni alterate e quindi rischia di trasformarsi in un crash test, quindi rischia la vita, rischia la sua e quella degli altri. Di fatto sì, poi non è solo un fumetto, ma in questo famoso CD DVD che vedete c'è uno spot realizzato dai ragazzi. Quindi in realtà l'idea poi è stata in qualche modo elaborata dai ragazzi, abbiamo girato un vero e proprio spot per la TV e quindi ci sono i ragazzi che impersonano il manichino, quindi che si trasformano nel manichino.